Ed eccoci in un nuovo video. Sono sveglia da poco, quindi sono ancora un po' tutta spettinata, come al solito. Poi in questo video finiremo il piano della cucina. Eccoci qui con Ezio e la mia topolina lì. Le altre sono in giro, lei è lì e la Susie deve essere fuori. Quindi, cosa ci può servire? Prima di tutto un stucco per il legno. Io l'ho preso chiaro perché poi comunque gli andrò a passare l'olio di lino, quindi chiaro come il legno originale. E andiamo a vedere. E un barattolo di olio di lino che poi passeremo. Quindi adesso colazione e poi si va. Dunque, in questo momento ho messo lo stucco in quelle parti dove il legno si è un po' rovinato. In più ho un pezzettino dove mi è venuto il taglio svergolo e ho messo lo stucco sia qui che in queste parti. Vediamo se riesco a farveli vedere. Vedete? Queste parti andranno poi carteggiate appena sarà asciutto e poi inizieremo a passare la prima mano di olio di lino. Allora, a questo punto con la carta vetrata si va a lisciare lo stucco che adesso è asciutto. Allora, a questo punto ho dato la prima mano di olio di lino e la seconda e la terza, almeno tre mani ci vogliono, la darò domani mattina. Quindi adesso andiamo a preparare la cena, ci vediamo domani mattina. Quindi adesso il piano è pronto, gli ho dato tre mani, ma sicuramente
ne darò almeno ancora due la prossima settimana, però diciamo che il piano adesso è a posto. Con l'olio di lino sono venute fuori tutte le venature del legno, quindi soddisfattissima. Vi aspetto al prossimo video. E c'è un caldo impressionante. Vi aspetto al prossimo video. Mettete like, seguitemi e niente, è azionata la campanella, sono bella andata, non ce la faccio più. Alla prossima!